Gianfranco Lopane, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Con Emiliano, una delle liste che sostiene Michele Emiliano. Parliamo di sviluppo economico, quindi di occupazione, un argomento importantissimo, soprattutto con riferimento ai giovani. Stiamo purtroppo assistendo alla fuga dei cervelli, un fenomeno da arginare, fare in modo che le nostre migliori professionalità rimangano in Puglia, rimangano in loco. Beh, in realtà in questi anni i fattori, gli indicatori economici ci raccontano di una Puglia che non è soltanto regina del Mezzogiorno d'Italia, ma è anche competitiva rispetto alle altre regioni d'Italia. In questi anni ci sono stati notevoli investimenti, più di 5 miliardi di euro sono stati investiti in vari bandi che hanno consentito quasi 25.000 nuovi addetti. Di questi 5 miliardi, 1 miliardo sulla ricerca. Il nostro prodotto interno lordo, il prodotto interno lordo pugliese si è incrementato del 4%, l'export ha subito un balzo di quasi 10 punti percentuali. Sono fattori economici importanti, ma probabilmente qualcos'altro va ancora fatto, a cominciare appunto da un'inversione di tendenza sulla fuga di cervelli, che è un fenomeno che denunciamo da molto tempo. In questo ci sono state alcune politiche interessanti, penso per esempio a alcuni bandi interessanti come i Nidi o come i PIN, che hanno permesso l'apertura di quasi 400 nuove realtà imprenditoriali e quasi 1000 giovani sono rimasti nel nostro territorio. Probabilmente dobbiamo lavorare anche sulla formazione, e in questo è assolutamente interessante l'operazione fatta sull'apertura della sede autonoma della facoltà di medicina e di chirurgia a Taranto, perché per la prima volta, anche grazie a un nuovo immobile, quello dell'ex Banca d'Italia, potrà registrare una prima inversione di tendenza. Per il resto bisognerà continuare a collaborare con quegli enti di formazione, penso per esempio al Politecnico di Bari, che sforna talenti che poi sono impiegati nelle più grandi realtà multinazionali, e quindi cominciare a fare in modo che la relazione con i player di mercato e con gli istituti di istruzione possa riavviare questo meccanismo di rientro Nelle nostre città. Io credo che l'emergenza in questo, l'emergenza che abbiamo appena vissuto del Covid, sia significativa, e probabilmente negli ultimi mesi si è sviluppata anche nelle nuove generazioni la voglia e la volontà di riscattare questo nostro Mezzogiorno e questa nostra regione, anche segnando un'inversione di tendenza rispetto alla possibilità di vivere nella nostra straordinaria regione.